Innanzitutto quest'anno GARC celebra il ventennale e quindi è una ricorrenza importante per la rete dei centri di ricerca delle università italiane e in questa occasione del ventennale è anche importante sottolineare l'allargamento che la modifica di statuto oggi ha consentito ad altri centri di ricerca del nostro paese, che sono in particolare gli RCCS, che sono gli istituti di ricerca a carattere clinico e sperimentale e gli istituti zooprofilattici sperimentali. Sappiamo benissimo quanta ricerca medica, clinica e biomedica si fa in questi centri, gli RCCS, e sappiamo anche quanto questa sia stata rilevante e importante, soprattutto negli ultimi anni, dove anche l'opinione pubblica ha colto l'importanza della ricerca medico-scientifica a causa della pandemia. Quindi il fatto che attraverso un impegno del Ministero della Salute gli IRCCS, gli istituti zooprofilattici, entrino tra i soci di GAR vuol dire allargare la rete a quelli che sono dei nodi importantissimi della rete della ricerca del nostro paese e che obiettivamente mancavano nella nostra compagine. Quindi è un momento che possiamo celebrare con soddisfazione e che troverà una partecipazione significativa anche a questo punto nella loro rappresentanza per portare in gara le istanze che vengono da questo mondo, che sappiamo benissimo che sempre di più anch'esso si basa sulla elaborazione dei dati. L'abbiamo appunto visto recentemente, ma sono sempre più frequenti le applicazioni dell'intelligenza artificiale anche al processo, per esempio, di imaging che utilizzano gli ospedali, quindi siamo sicuramente ormai in un contesto dove le fonti del dato e i dati vengono ampiamente utilizzati da tutti. Il fatto poi di aver eliminato dallo statuto la durata può sembrare un dettaglio, ma di fatto è una scelta importante, non soltanto che proietta il GAR in una prospettiva, diciamo così, non limitata nel tempo, ma soprattutto che ci consente di fare progetti strategici a lungo termine, che come tutti ormai sappiamo sono stati in parte importantissimi, generati e stimolati dai fondi del PNRR, quindi con il GAR partecipante al Centro Nazionale e alle infrastrutture tecnologiche di ricerca, si impegna in quello che poi sappiamo dovrà essere la legacy del PNRR, che vuol dire non finire con la dotazione straordinaria di questi anni al 2026, ma mettere le basi affinché queste ricerche possano continuare e quindi un'infrastruttura come GAR crediamo debba essere sempre presente a sostegno di questi consorzi che nascono e che dovranno continuare nel futuro e che dovranno pesantemente utilizzare la connessione di rete.